Grande soddisfazione per Ozegna che anche quest'anno ha partecipato a Comuni Fioriti. Sì, infatti noi abbiamo partecipato per la seconda volta al concorso nazionale e abbiamo portato a casa qualche premio perché con la presentazione anche al concorso della Miss la ragazza che abbiamo candidato è arrivata al secondo posto e mentre per la categoria Casa Fiorita ci siamo aggiudicati la terza posizione. Il comune in sé, diciamo in generale, si è aggiudicato di nuovo i due fiori come lo scorso anno. Comunque siamo molto soddisfatti. A questo concorso noi abbiamo abbinato un altro concorso locale che è Ozegna in Fiore, è il secondo anno che lo abbiniamo appunto al concorso Comuni Fioriti e quest'anno abbiamo avuto una notevole partecipazione, ci sono stati 38 paesani che hanno partecipato e hanno abbellito le loro case, i loro balconi, i loro giardini e quindi siamo soddisfatti ecco, di tutto questo. Questa sera siamo giunti un po' alla conclusione di questo percorso che è iniziato giugno, quindi daremo i premi appunto ai primi classificati nelle quattro categorie. E le categorie appunto sono Casa Fiorita, Orto Fiorito, Cascina Fiorita e Giardino Fiorito. Siamo contenti comunque di essere arrivati alla fine di questo percorso con comunque una soddisfazione per quello che abbiamo ottenuto a Bologna e per quello che è la popolazione che ci sta appoggiando in questo progetto. Questa sera, oltre alla premiazione, ci sarà anche una conferenza che riguarda un po' a tema, che riguarda il Feng Shui, però che riguarda i fiori e le piante. Sì, infatti questa sera sarà nostro ospite l'architetto Mario Vitale che si occupa appunto di questa filosofia del Feng Shui che ha studiato e sta portando un po' in giro per il mondo e verrà a raccontarci e a spiegarci quello che è il benessere dei fiori nei luoghi in cui viviamo e dove così soggiorniamo di più. Come meglio fare ecco, per farci stare bene perché comunque i fiori, le piante sono anche salute per la psiche, per il corpo, per la persona. Questa sera una conferenza, il benessere, o meglio l'influenza delle piante e dei fiori nel Feng Shui, nel benessere all'interno della casa? Certo, è un'occasione visto che insomma c'è uno stimolo sul fiore, sulla natura, eccetera, sul giardino, è importante comprendere come in questa disciplina antica che ha 5.000 anni di storia si utilizzasse il colore e la forma come rimedio laddove si vanno a individuare delle dinamiche che possono creare nell'ambiente che vive l'uomo, interno ed esterno, ambiente di lavoro oppure casa, laddove individuiamo delle diciamo energie che potrebbero essere negative o comunque portare della negatività, siamo costretti a rimediare se conosciamo il problema. I fiori, e in modo particolare il verde, intendo il giardino e altre forme, eccetera, si prestano a imitare i cinque elementi come forma e come colore e quindi si possono utilizzare benissimo come rimedio in diversi ambienti, soprattutto all'esterno. Nei giardini eccetera diventa una cosa molto interessante. Quindi il fiore è legato però alla forma e ai colori, non al fiore in sé stesso. Sostanzialmente la disciplina parla di forme e colori. Il fiore ha questa caratteristica, si può utilizzare benissimo. Viceversa posso dipingere la parete della casa di giallo se devo dare un rimedio terra oppure farla rossa se devo mettere un rimedio fuoco. A questo punto posso utilizzare delle rose rosse, farle abbarbicare sulla parete di casa di fronte che oltretutto danno questa sensazione della fiamma eccetera, imitano perfettamente l'elemento fuoco e comprendono. Poi tra l'altro la cosa importante è che i dinamizzatori di queste energie siamo noi. Se io conosco la motivazione per cui in quel luogo ho messo queste rose sulla parete, sono io che ogni qualvolta le guardo, le attivo e attivo in me quel positivo che mi serve.
queste competenze l'hanno portata anche a scrivere un libro o anche più nel campo? Sì, con un collega col quale che ho incontrato nel 99 quando abbiamo fatto il primo corso di Feng Shui scientifico in Italia, con lui siamo rimasti amici e adesso nel 2015 abbiamo fatto questo testo che parla della disciplina cinese Feng Shui, oppure meglio Xuan Kong Feng Shui, come abbiamo parlato questa sera, che vuol dire anche spazio e tempo, che è una cosa estremamente importante in questa materia, che chiamo disciplina, scienza, eccetera, non possiamo chiamarla scienza, non tanto, forse più arte, perché non è ripetitiva, ogni momento e ogni caso fa fine a se stesso, difficilmente si ripete, cioè è sempre una cosa molto diversa. E abbiamo messo insieme questo libro legato al concetto così, insomma, del benessere, sia nell'ambiente costruito, nell'ambiente che viviamo, nell'ambiente di lavoro, eccetera. Cosa che per esempio in Canada gli americani avevano fatto crescere questa cosa e portata poi in giro, negli anni già 90, come Feng Shui del business, quindi non c'era una grande azienda che non avesse in qualche modo studiato e verificato l'analisi dei luoghi dove aveva tutti i dipendenti, in modo che fra loro fossero in perfetta energia e quindi rendono di più, sono più attenti, c'è meno distrazione, il lavoro rende meglio.